il più grande banchetto di cui ci sia giunta notizia? Ciao Focussini! Oggi parliamo di 5 cose che non sai sul cibo. È quello organizzato dal re Assiro Assurnasirpal II nell'860 a.C. Per i suoi 69.574 ospiti fece cucinare 1.000 buoi, 14.000 pecore, 20.000 piccioni, 10.000 pesci e altrettanti gerboa, piccoli roditori del deserto. Al tempo del Re Sole, quella dei pisellini novelli, che allora erano rari e costosi, era una vera mania. I nobili facevano di tutto per accaparrarseli e sembra che le dame di corte ne tenessero da parte sempre un po' da sgranocchiare prima di andare a letto. Un piatto tradizionale della Groenlandia è il kiviak. È una ricetta inuit e si prepara così. Scuoiate una foca e riempite la carcassa di uccelli marini con tanto di becco e piume, poi ricucite. Dopo 6 o 7 mesi il ripieno è fermentato e pronto da mangiare. Curiosi di assaggiarlo? Il pomodoro non è sempre stato rosso. I primi esemplari arrivati dall'America avevano una tonalità dorata. Ecco perché si chiama così. Solo dopo molti anni, a forza di selezioni e innesti, ha acquistato il colore che tutti conosciamo. Una delle invenzioni gastronomiche più riuscite del Medioevo è la torta. Si trattava però di una pietanza quasi sempre salata, un impasto di acqua e farina cotto al forno, riempito di carne, verdure o formaggi. Facile da trasportare e da mangiare. Prima di mangiare, ricordati di mettere un bel like e condividi il video con almeno 2 amici.